comincia questa trasmissione di Parole in Libertà. Io sono Ivano e come sempre ogni 15 giorni ci sentiamo. Oggi farò una cosa che di fatto sto facendo sempre, e cioè le cose che io racconto vogliono essere e vogliono avere due significati. Uno, quello di raccontare cose che normalmente non sentiamo. L'altro, di raccontare cose che sentiamo, ma ne sentiamo sempre un pezzo, una parte. Non abbiamo mai la possibilità di ascoltare tutto ciò, tutte le possibilità che ci sono riferite ad una questione, ad un problema. Tra le cose di cui non si parla, e pur non parlandone non è per niente una cosa da poco, è quello che sta accadendo in Sud Sudan. Quello che ho visto in Sud Sudan è davvero sconvolgente. L'ONU considera quella situazione la terza emergenza mondiale dopo Siria e Centrafrica. Eppure da noi sui giornali è davvero difficile trovare anche solo una riga su quello che sta accadendo. Alfredo Macchi, dal 2010 vice capo redattore di News Mediaset, ha realizzato un reportage in Sud Sudan dal 2 al 9 aprile, andando in onda anche su Rete 4, che può essere rivisto in ogni casa anche sul sito di TGcom24. L'inviato Macchi ha raccontato la sua esperienza nello stato più giovane del mondo, dove l'odio etnico rischia da un momento all'altro di far degenerare le violenze che hanno causato già 16.000 morti secondo i comboniani. Perché parla di situazione sconvolgente? Perché a 20 anni dal genocidio in Ruanda si sta ripetendo la stessa violenza brutale contro i civili su base etnica. Nella capitale Juba, i Nuer sono ammassati nei campi profughi dell'ONU e non osano uscire perché, come mi raccontano, se torniamo alle nostre case, i Dinka ci ammazzano. Se l'ONU ci abbandona, verremo sterminati. Perché appunto in Sud Sudan esistono due etnie, che sono i Nuer, presenti in una certa zona, e i Dinka, presenti in un'altra. Nel nord del paese, invece, sono i ribelli Nuer a dar la caccia ai Dinka, appunto. Esatto, con le radio invitano ai massacri e a stuprare le donne. Si sta davvero ripetendo uno scenario di genocidio etnico. Solo nell'ultima settimana sono morte più di 400 persone. Perché ho scelto di andare in Sud Sudan, gli viene chiesto. Sono stato invitato dall'associazione AFSI, che opera nel paese da diversi anni. Ho visitato innanzitutto i compound dell'ONU a Juba, dove circa 20.000 Nuer sono ammassati in ogni campo, nei quali si riparano con pezzi di cartone e teli di plastica. Versano in uno stato drammatico, in condizioni igieniche inesistenti, con poca acqua. Hanno bisogno di tutto, ma non possono uscire. Cosa potrebbe succedere? Sarebbero massacrati. Ho girato immagini incredibili all'interno di due quartieri Nuer nella capitale ripuliti etnicamente. Ora sono deserti e la stampa non può entrare. Noi abbiamo girato con una telecamera nascosta e filmato le case saccheggiate e devastate. Ma anche la povertà dei villaggi più sperduti è sconvolgente. Cioè, con AFSI
e i loro medici mi sono recato nelle comunità più lontane e la condizione di questa gente mi ha davvero colpito. Ne ho visitati di paesi poveri africani, ma non avevo mai visto bambini così denutriti. Tanto che sono ormai imbambolati, non rispondono agli stimoli, come fossero fantasmi. È una situazione che ti spezza il cuore. Con i medici di AFSI abbiamo anche salvato una bambina che stava per morire. Nel nord, i ribelli non hanno risparmiato neanche le missioni religiose. Una delle parti più importanti del reportage è rappresentato dall'intervista a un comboniano che ha passato con altri preti, suore e civili 18 giorni nelle foreste e nelle paludi, scappando dai ribelli che gli sparavano addosso. Mi hanno mostrato dei video, è un'esperienza allucinante. Gli sfollati interni sono ormai 1 milione. L'ONU ne ospita 100.000, ma la scorsa settimana proprio un campo dell'ONU a Bor è stato attaccato. Questa infatti è una cosa molto preoccupante. Bisogna far notare che circa 12.000 caschi blu nel paese per la prima volta hanno aperto i cancelli delle loro basi alla popolazione civile. Questa è una svolta positiva, ma non sono in grado di difendere quelle persone, perché il governo ormai odia l'ONU, perché protegge i Nuer e presto potrebbe addirittura cacciare le Nazioni Unite dal paese. Se questo avvenisse sarebbe terribile e la situazione degenererebbe. Ci sono segnali di riconciliazione? Una delle cose più agghiaccianti è che i politici non fanno niente di concreto per fermare questo assurdo massacro. Secondo il superiore dei comboniani, padre Daniele Moschetti, sono già morte almeno 16.000 persone. Parliamo di 16.000 famiglie che gridano vendetta. L'odio monta e ci vorranno anni, decenni per sanare le ferite. Senza contare che nel paese non si svolge più una vita normale. A Yuba i ragazzi Nuer non vanno a scuola perché hanno paura. I più grandi non lavorano, sono terrorizzati. Se devo essere sincero, non mi aspettavo di trovare una situazione del genere perché da noi non se ne parla nessuno, nessuno ne parla. Ecco, questa cosa qui è una di quelle appunto sconosciute, non se ne parla. E allora uno gli viene il dubbio di che quale sia il compito dell'informazione quando si invoca la libertà di stampa, ma la libertà di stampa vale per tutti, vale per ciascuno, per qualsiasi realtà. Queste sono cose che non fanno audience, specialmente nel momento in cui ci sono i telegiornali, quando noi mangiamo, forse ci si bloccherebbe la digestione. Ciò non toglie che accadano. Il problema è che oggi conta quello che appare, non quello che è. Dentro tutte queste situazioni esistono però delle persone, e quasi sempre oserei dire dei cattolici, che non hanno paura delle situazioni, che stanno laddove altri vanno via. È quello che vorrei raccontare adesso, parlando di padre Franz, un gesuita. Diceva: accolgo tutti, chiunque entri dalla mia porta è il benvenuto. Amici e conoscenti riferiscono che queste erano parole abituali sulla bocca di padre Franz van der Lucht. Ma quel giorno i due uomini armati e mascherati
che sono entrati nel monastero dopo aver sopraffatto la resistenza del guardiano, conoscevano solo l'odio. Lo hanno trascinato fuori, lo hanno colpito al volto, gli hanno sparato due colpi alla testa con le loro armi da fuoco. Così, il 7 aprile è morto Padre Franz, pochi giorni prima del suo 76esimo compleanno, dopo 48 anni trascorsi come missionario gesuita in Siria, gli ultimi due dei quali nella città vecchia di Homs, in mano ai ribelli e assediata dalle forze governative, in mezzo alle bombe, alla fame e alle esecuzioni sommarie, come poi è stata anche la sua. Il mondo aveva appreso dell'esistenza di questo gesuita olandese all'inizio di quest'anno, quando si erano moltiplicati i suoi appelli, alcuni anche videotrasmessi su YouTube, perché la popolazione potesse ricevere aiuti alimentari e sanitari. In uno dei video si vedeva un cartello scritto in arabo, che doveva scuotere le coscienze: morire di fame è più doloroso che morire per armi chimiche. Tutti si erano meravigliati che un sacerdote cattolico continuasse a operare nel cuore di un quartiere controllato da ribelli in maggioranza islamisti. Tutti avevano ammirato il fatto che avesse trasformato il monastero gesuita, collocato nel rione cristiano della città vecchia, in un ricovero per cristiani e musulmani rimasti senza casa. E soprattutto, come scrisse l'Economist, che un uomo che potrebbe facilmente vivere in un comodo rifugio olandese racconti al mondo che la gente attorno a lui e lui stesso stanno sprofondando in un mare di sofferenza. I missionari cercano di non abbandonare mai le comunità affidate alle loro cure, anche a prezzo della vita. Le conseguenze ultime di questa regola di vita, propria di chi ha risposto alla chiamata, si manifestano in casi come quelli di Padre Franz, ma sono implicite e assunte nell'opzione di centinaia di migliaia di uomini e donne che hanno intrecciato il loro destino con quello delle comunità alle quali sono stati destinati. Poi viene il momento che le parole del Vangelo, «Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore», nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Queste parole, a un certo punto, smettono di essere retorica spiritualistica o poesia religiosa e si incarnano nella vita e nella morte di un 76enne. In quel momento anche l'espressione amore per Cristo cessa di essere metafora o incomprensibile gergo clericale e tutti, credenti e non, capiscono di che cosa si tratta. Ma la disponibilità a morire nasce dall'amore per la vita, come Padre Franz sottolineò in tutti i suoi ultimi messaggi. Noi amiamo la vita, non vogliamo negare in un mare di sofferenza e di morte. La carestia minaccia le nostre vite, ci mancano gli elementi di base per sopravvivere, cibo e generi di prima necessità, ma in qualche modo sopravviviamo e continuiamo a spingere la vita più in là. Ci stiamo preparando per la Pasqua, riflettiamo sulla morte in croce che si trasforma nella risurrezione. Ci sentiamo come se vivessimo in una valle di ombre, ma possiamo vedere una luce in lontananza che ci guida verso la vita. Una delle frasi più citate di Padre Franz è quella riferita a chi gli chiedeva aiuto. Non vedo le persone come musulmani o cristiani,
vedo prima di tutto e soprattutto degli esseri umani. Tutto il suo apostolato si è fondato sul primato della comune condizione umana. Giunto in Siria nel 1966, dopo qualche anno aveva fondato il centro Al-Hard, luogo di incontro e di dialogo fra uomini di religioni diversi, e istituto per portatori di handicap fisici e mentali. Psicoterapeuta di formazione, padre Van der Lacht usava le sue abilità sia per rapportarsi con i malati psichici, sia per aiutare le persone che si rivolgevano a lui per disagi personali. Era famoso in tutta la Siria per le escursioni che organizzava, passeggiate di 5-6 giorni attraverso monti e valli del paese, mangiando al sacco e dormendo dove capitava. Centinaia di giovani lo avevano conosciuto così e gli erano grati per l'amicizia e la convivenza gioiosa fra diversi che da quelle esperienze erano nate. Padre Franz era certo che quel suo apostolato interreligioso avrebbe portato frutti. Si compiaceva di ricordare un episodio del 2012, quando si era ritrovato a celebrare la Domenica delle Palme con la sua chiesa piena solo di cristiani ortodossi e di musulmani. L'imam presente pronunziò un sermone bellissimo, completamente scevro di dogmatismi, commentò. Era uno dei rari personaggi pubblici rispettati e ben voluti sia dai filo governativi che dai ribelli, benché la sua permanenza nella città vecchia di Homs, assediata, e i suoi appelli lo rendessero sospetto agli occhi dei governativi, e benché avesse espresso tutte le sue perplessità nei riguardi della ribellione che si rifiutava di considerare un'autentica sollevazione popolare. Le motivazioni e gli autori del suo assassinio non sono ancora noti, ma probabilmente a causare il delitto è stato il suo ruolo di mediatore nell'evacuazione di civili e combattenti dal quartiere sotto assedio. I ribelli islamisti, dominanti dopo l'esodo di centinaia di guerriglieri dei gruppi meno oltranzisti, devono aver creduto che quella resa progressiva fosse anche colpa sua. La sua morte, come quella di ogni martire, già ispira chi gli sopravvive. Ho capito che tu rimarrai sempre con noi, esattamente come hai sempre fatto, ha scritto il gesuita siriano 28enne Tony Homsi. Posso sentirti ora, nel mezzo del mio corso, che tu dici, vai avanti, Tony, e continua il lavoro della Chiesa in Siria. Credo che queste testimonianze indichino un modo veramente grande di guardare la vita, di guardare quello che si sta facendo. E come dicevo prima, sarà un caso, ma io non ci credo, che quasi sempre sono dei cristiani queste persone. Quasi sempre in quei luoghi che sembrano dimenticati da Dio ci sono persone di questo tipo, come anche prima ci è stato raccontato da quell'inviato di News Mediaset nel Sud Sudan. Come sempre, i più grandi difficilmente fanno notizia. Per fare notizia a noi serve altro, ma non è detto che questo altro poi ci apra il cuore. Bene. Facciamo adesso uno stacco, un po' prima del solito, prima di cambiare argomento, un argomento che però è già
anche se se ne parla poco, ma sicuramente diventerà un qualche cosa sempre più attuale. Bene, ci sentiamo fra qualche stacco musicale. Siamo di nuovo qui in onda con Parole in Libertà nella seconda parte di questa giornata. In questa seconda parte parleremo di quello che sta accadendo in altri stati per effetto di quella liberalizzazione che anche ultimamente è avvenuta in Italia a proposito della fecondazione eterologa. Non voglio dare qui un giudizio su questa cosa, in questo momento non mi interessa, ma come ho fatto la scorsa volta
voglio dire delle cose che non sentirete probabilmente mai dire, o perlomeno sicuramente non da quei giornali, da quelle trasmissioni televisive o telegiornali più seguite, quelle che fanno audience, come si dice. E sono ciò che sta accadendo in altri luoghi dove la fecondazione eterologa è già in vigore da tempo e quindi se ne stanno vedendo gli esiti, quello che accade. L'altra volta, se vi ricordate, abbiamo parlato di Oscar Lopez, quel ragazzo nato in una famiglia normale, poi si sono separati, la madre è andata a convivere con un'altra donna, lui è venuto su con queste due donne e a un certo punto si è accorto che non poteva togliersi una domanda: ma perché io ho dovuto fare a meno di un padre? E diceva che spessissimo, se non quasi sempre, ciò di cui si parla sono i diritti dei grandi, degli adulti, dell'uomo, della donna, di due uomini, di due donne, eccetera. Non è mai in questione i figli, che cosa pensano, che cosa gli accade e a cosa li destiniamo. Destiniamo, come nel caso di Oscar Lopez, un ragazzo a doversi porre la domanda: perché io non ho potuto avere un padre? E non sono domande da poco. Ecco, questa generazione, chiamiamola, che viene chiamata, anzi, Generation Cryo, cioè una generazione che viene prodotta artificialmente, che siano essi uteri in affitto, siano essi inseminazione da parte di qualcuno, sia esso la donazione di ovuli, anche se più difficile, perché più complicato, sta di fatto che si parla di questo, ma non si parla, non si valuta mai che in tutta questa questione poi escono fuori dei figli, come se loro non avessero domande, non avessero qualcosa che li fa sentire mancanti di qualcosa. Lo spunto per raccontare questa cosa qui è una delle, oserei dire, cose più di moda in questo tempo, quasi una soap opera, che qui non è una soap opera nel senso normale del termine, ma è di fatto però una trasmissione. Dal 28 di marzo va in onda ogni venerdì sera su MTV un documentario reality dal nome Generation Cryo, Fratelli per caso. È la storia di una ragazza 17enne, Brienne, lesbica, nata da fecondazione eterologa. Il format, importato dagli Stati Uniti, dove non ha mancato di sollevare polemiche, affronta con linguaggio giovanile e pochi scrupoli morali il tema dei figli venuti dal freddo. Chi sono? Cosa vogliono? Cosa pensano della loro vita? Posto che si tratta di un prodotto televisivo e posto che il mezzo influisce sul messaggio e sulla sua rappresentazione, Generation Cryo è una trasmissione interessante per almeno due ordini di ragioni. La prima è che, fatta la tara a un certo finto spontaneismo, il problema della fecondazione extracorporea è affrontato dal punto di vista dei figli. Non più quindi genitori che rivendicano diritti o desideri, ma giovani adulti
con una certa consapevolezza di sé e del mondo. Il secondo motivo di interesse risiede nel fatto che il reality porta allo scoperto domande, frustrazioni, problematiche che dall'eterologa derivano, e lo fa in maniera totalmente laica e disinibita, senza paternali o infingimenti, dando la parola a un gruppo di ventenni che hanno il volto perforato da piercing, lo sguardo spesso fisso sugli smartphone, il 5 come modalità di saluto. E anche i figli venuti dal freddo, come tutti i ventenni del mondo, si fanno delle domande. E io chi sono? Da dove vengo? E soprattutto chi mi ha voluto? In qualunque modo mi abbia voluto, cosa c'entra con me? Generation Crio è il video diario di Brienne, che si presenta spiegando che la sua storia inizia con due donne e nessuna di loro aveva un pene. Così, piano B. Un giorno un uomo misterioso si è recato in una banca del seme, è entrato, ha fatto quel che doveva fare in un bicchiere. Le due donne, Sherry e Debra, hanno scelto dal catalogo un uomo alto, atletico e intelligente, il donatore 1096. Poi hanno messo della musica soft, acceso delle candele e fatto il tutto con una pompetta da sugo. Che schifo! Ora che quasi maggiorenne, Brienne vuole dare un nome a un volto a 1096, la cui identità è ricoperta da rigoroso riserbo e segreto. Ma grazie a un registro online attivo dal 2000, che aiuta a rintracciare tutti i figli nati dallo stesso donatore, Brienne ha scoperto di avere 15 fratellastri sparsi sul suolo statunitense. Il programma racconta i viaggi di Brienne in giro per l'America sulle orme del donatore, la conoscenza che si trasforma spesso in amicizia coi suoi fratelli di provetta e le loro famiglie, le loro indagini su quell'uomo che nessuno di loro osa chiamare papà. Così, tra un video confessione e l'altra, una tra una sera trascorsa a suonare la chitarra in spiaggia e un'altra passata a spulciare fra i registri comunali e universitari alla ricerca di 1096, ci si immerge all'interno del mondo poco dorato di ragazzi dilaniati dal voler sapere chi è quell'uomo e la paura di scoprirlo. Perché magari l'ha fatto solo per soldi, o perché gli piace il sesso, oppure perché, una volta conosciuto, quell'uomo potrà andare a incrinare l'equilibrio faticosamente raggiunto in famiglie dove padri sterili si sentono in colpa per non essere abbastanza uomini e madri inquiete vivono ancora nel sospetto di aver tradito i propri mariti. Perché si capisce, no? Che il donatore rimanga anonimo è meglio per tutti, per lui e per le coppie. Che rimanga un arcano, un numero segreto, evita complicazioni affettive e legali. Il problema è che questo meglio non è il meglio per i figli, i quali cercano con quelle quattro cifre un legame, perché incontrarlo forse darebbe pace a tutte quelle domande che nemmeno io sono in grado di pensare. Così, man mano che si avvicinano a lui, scoprono che ha il mio naso, le mie labbra carnose, ama la matematica e gli scacchi come me. Sono le domande che bollono nel sangue e che nessuna crioconservazione potrà mai raggelare. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma il nostro cuore grida in ogni situazione. E questo non può essere cancellato da niente. Oggi,
che la Consulta ha aperto anche in Italia la strada all'eterologa, il documentario aiuta a focalizzare, se non delle risposte, almeno delle certe insormontabili questioni, soprattutto la domanda che ogni figlio pone al suo genitore: ma tu mi vuoi? Che se ne dica, non esiste fecondità senza responsabilità. Come dice Brehen, non pensi che sia da stupidi pensare di mettere al mondo dei figli e non aspettarti che non si interessino di te? Questa domanda, che viene posta dall'interprete, dal soggetto di questa storia, non è diversa dalla domanda che tanti ragazzi si fanno in giro per il mondo perché nati in certe condizioni. Ripeto, si fa tanto un gran parlare dei diritti, ma mai si parla dei diritti o dei doveri che abbiamo nei confronti dei figli che facciamo nascere spesso a tutti i costi. E a questo proposito, appunto, poiché noi in Italia spesso, a volte purtroppo, a volte fortunatamente, come in questo caso, arriviamo tardi, almeno dovremmo fare tesoro delle esperienze degli altri, visto che sembra che guardiamo sempre gli altri quando, per dire, vedi, loro sono lì, noi siamo qua e siamo sempre peggio di loro, chiaramente. Bene, come dicevo, queste cose non servono. Sembra non servano. E questo è una cosa che sta dicendo Robert Winston, non certo un cattolico, ma Robert Winston, che è guru della fecondazione assistita e sviluppatore di importanti tecniche per l'inseminazione artificiale, che ha messo in guardia colleghi e genitori del rischio reale di un ritorno all'eugenetica. Parlando all'università inglese di Kent, ha affermato: in futuro i ricchi saranno in grado di pagare per avere bambini più intelligenti e forti. Il pioniere della fecondazione ha avvertito i colleghi, come già fatto da altri esperti del settore, che l'eugenetica potrebbe essere il risultato di un pericoloso mix di due fattori. Uno dei problemi con il nostro lavoro è che noi ci siamo lasciati trasportare da un grande entusiasmo per quanto riguarda la riproduzione. Il mix di entusiasmo e disperazione dei pazienti è tossico e davvero pericoloso. Forse sarebbe meglio fare un passo indietro rispetto alle tecnologie che stiamo sviluppando. Chi da tempo lavora su queste cose si sta accorgendo di questo. Penso, anzi sono sicuro, che voi di questo non avrete mai sentito parlare nessuno. Il professor Winston, che con l'inseminazione artificiale ha fatto nascere più di 10.000 bambini e che in patria è famosissimo per aver condotto diversi programmi televisivi, si è riferito soprattutto alle nuove tecniche che sarebbero in grado di mappare i geni dei nascituri, a partire dai donatori. Grazie al mercato, in futuro, i ricchi potranno permettersi caratteristiche genetiche non abbordabili per i poveri. Questa cosa porterà, e lo dice certamente non uno che si può mettere in dubbio, sia per quello che ha fatto fino ad oggi, sia per che rappresenta una fonte primaria, sta mettendo in guardia contro il fatto che domani non ci accontenteremo più di avere un figlio,
ma lo vorremo con certe caratteristiche. E quanto più saremo in grado di pagare, quanto più queste cose ci saranno permesse. Stiamo capendo che cosa sta accadendo? Cioè, stiamo passando da un diritto a tutti i costi di avere un figlio, quando la natura questa cosa non ce l'ha data, al fatto che produrremo nei figli delle domande talmente grandi alle quali noi non sapremo dare risposte, come abbiamo visto prima in quella serie televisiva di cui abbiamo parlato. Nello stesso tempo stiamo portando avanti qualcosa che produrrà non solo ad avere un figlio, ma cominceremo a volerlo come pare a noi. Non solo vorremo un figlio, lo vorremo biondo, gli occhi azzurri e atletico, lo vorremo intelligentissimo, che faremo degli automi. E ci dimentichiamo che anche colui che nascesse perfetto ha un cuore con delle domande alle quali noi non sapremo rispondere, perché non rispondiamo per prima noi a quelle domande. Le parole che ha detto il professore, il guru della fecondazione, hanno fatto infuriare le cliniche e le lobby inglesi che forniscono il trattamento, chiaramente. La maggior parte delle persone vuole solo avere un bambino, non vuole progettarne uno, ha dichiarato Susan Sheenan dell'Infertility Network UK. Certo, come potrebbe dire qualcosa di diverso? Ma poiché l'uomo non si accontenta mai, cerca sempre la propria felicità e quindi prima o poi deciderà che la propria felicità sta in un figlio, proprio come dice lui, cosa ci impedirà di progettarlo, questo figlio? Non solo di volerlo, ma addirittura di progettarlo. Ripeto, facendo fuori tutto quello che un uomo è, perché un uomo sarà biondo, con gli occhi azzurri, bel, ma, come ho detto, ha un cuore che non solo pulsa sangue, ma ha delle domande. E a queste noi non sappiamo dare risposta. La tentazione di selezionare i gameti perfetti e scegliere così le caratteristiche del nascituro potrebbe essere irresistibile, soprattutto se è disponibile a prezzi stracciati come negli Stati Uniti, dove la società GenePix ha inventato un software che alla modica cifra di 1.500 euro permette di sapere in anticipo, in base al donatore, il DNA del futuro embrione. Questa cosa non è nella fantascienza, questa cosa c'è, punto. E c'è perché chi progetta sa cosa l'uomo andrà a cercare. Bene, come sempre mi interessa parlare di questi problemi, mi interessa tirar fuori queste cose, anche se praticamente c'è qualcosa che non viene mai raccontato, però come sempre termino con una positività, un qualcosa che sembra impossibile che accada, possa accadere. L'assassino di suo figlio stava in piedi davanti a lei su una sedia, le mani legate, la benda sugli occhi e il cappio attorno al collo, pronto per essere impiccato. Centinaia di persone attendevano l'esecuzione dell'uomo a Nowshahr, città settentrionale dell'Iran, il 15 aprile, ma Alineyad ha deciso di perdonare l'assassino di suo figlio,
evitandogli la morte. Molti hanno applaudito il suo gesto, altri sono rimasti attoniti e contrariati. Alineaad aspettava il giorno della vendetta da 7 anni, cioè da quando Bilal ha assassinato con un coltello suo figlio di 17 anni. Quando mi hanno detto che mio figlio era morto, il mondo mi è crollato addosso, racconta la donna. Se avessi perdonato Bilal, salvandolo dalla morte, come avrei potuto continuare a vivere? Al solo pensiero della famiglia di Bilal in festa per la sua uscita di prigione, si sentiva svenire. Dicevo a mio marito che se lo avessi risparmiato, sarei morta io. Eppure l'ha fatto, l'ha perdonato, dandogli uno schiaffo in viso, e oggi il suo paese natale, Royan, ne esalta la misericordia con cartelloni appesi in tutta la città. La vita di Bilal era a disposizione di Alineaad, come prevede la Sharia. La famiglia della vittima può chiedere in cambio la vita dell'assassino, occhio per occhio, dente per dente, ma può anche perdonarlo, spesso ricevendo una cifra intorno ai 35.000 dollari. La ferita per la morte del figlio era ancora più profonda nei cuori dei genitori, visto che pochi anni prima dell'assassinio era morto anche un loro altro figlio in un incidente stradale. Per di più, il padre del ragazzo ucciso conosceva il suo assassino, perché si allenava nella stessa squadra di calcio di cui lui, ex giocatore, era allenatore. Quando il 15 aprile Alineaad è salita sul patibolo, Bilal l'ha supplicata con queste parole: «Perdonami, mostra a tutti la tua pietà». «Ma tu hai avuto pietà di noi?» La madre gli ha risposto: «Sei stato misericordioso con mio figlio? Tu ci hai derubato della felicità, perché dovrei avere pietà di te?» Ma dopo aver pronunciato queste parole, gli ha dato uno schiaffo pieno di rabbia e così l'ha perdonato. Ora la condanna a morte di Bilal è stata commutata in 12 anni di prigione, 6 dei quali sono già stati scontati. Alineaad ha anche rifiutato di ricevere il denaro dovuto per la compensazione. Ha chiesto che venga dato in beneficenza per migliorare le scuole calcio del paese. Ora mi sento sollevata. Quello schiaffo mi ha fatto sentire come se tutto il sangue che si era accumulato nel mio cuore anno dopo anno fosse all'improvviso scoppiato per fuoriuscire. Mi sono sentita in pace e ora non penso più alla vendetta. Bene, con questo anche oggi abbiamo terminato. Come dico sempre, quest'ultimo pezzo ci riconcilia con tante cose brutte, ma il cuore dell'uomo, come diciamo spesso, è fatto per l'amore, non è fatto per la vendetta. E quando questo accade, noi stiamo meglio. Bene, ho finito, ci vediamo fra 15 giorni, un saluto da Ivano.